Flavio Carbenzano di AllianceBernstein. Buon pomeriggio e ben ritrovato, Flavio. Buon pomeriggio, grazie per avermi invitato. Allora, ci siamo lasciati l'ultima volta alla ultima conferenza stampa di Powell. Io vorrei ribadire le sue parole di ieri, che sono state purtroppo non molto soddisfacenti per quanto concerne soprattutto l'outlook economico, dicendo che ovviamente la ripresa del mercato del lavoro sarà lunga e molto incerta, il che vuol dire che i sostegni, la politica monetaria, i cosiddetti easy money, rimarranno presenti nel lungo termine. Che cosa possiamo attenderci, ecco, nella conferenza stampa e nell'incontro di settimana prossima della Banca Centrale Americana? Perché ti dico ancora, sarà con la nuova amministrazione, quindi possiamo attenderci dei cambiamenti o soprattutto dopo i dati macro che abbiamo visto, ovvero le vendite al dettaglio, abbiamo visto anche i non-farm payrolls che erano leggermente deludenti, anche ieri. Abbiamo visto il dato del lavoro leggermente sopra le attese, quindi ecco, ci sono un po' di indicatori macroeconomici che decisamente disturbano. Sì, assolutamente. In realtà quello che la Fed e Powell vorrà fare la prossima settimana, e che in qualche modo è stato già anticipato ieri, è cercare di calmare il mercato sulla parte obbligazionaria. Come dicevamo e vedevamo all'inizio, ci sono state pressioni di rialzo sulla parte del decennale e del trentennale, quindi con tassi in rialzo dall'inizio dell'anno di circa 20 punti base. E questo aumento dei tassi è prevalentemente dovuto a due aspetti. Da un lato, ovviamente, la vittoria dei democratici al Senato fa sì che ci sarà uno stimolo fiscale molto più elevato, quindi circa 2.000 miliardi, 2 trillion, che quindi il mercato inizia a apprezzare aspettative di inflazione più alte e quindi pressione sui tassi e sulla curva più steepening, più ripida. E quello che l'altro aspetto, appunto, è che alcuni commenti da parte della Fed, soprattutto dei presidenti regionali, sono stati o suggerivano un potenziale ritiro o diminuzione del quantitative easing in maniera anticipata. Ecco, quello che ieri Powell ha fatto è in realtà cercare di indirizzare un messaggio più chiaro in qualche modo, e ha voluto, diciamo, togliere ogni dubbio di un potenziale tapering e quindi diminuzione del supporto monetario anticipato. Questo è stato il primo messaggio. Il secondo messaggio ha detto che il messaggio della Fed sarà chiaro. Cosa vuol dire? Che verrà, o comunque che il mercato dovrà ascoltare fondamentalmente solo messaggi ufficiali della Fed, e che significa quello che dice Powell o che dice il Vice Chairman Klayda. Quindi in realtà ci dovrà essere un discount, uno sconto rispetto a altri speaker della Fed che sono forse un po' più hawkish o più ottimisti sulla ripresa, e quindi si aspettano un ritiro del quantitative easing, una diminuzione più rapida. Il nostro punto di vista è che, appunto, questo aumento dei tassi in realtà sì, resterà là, ma i tassi americani non torneranno ai livelli pre-crisi, e per i motivi di cui accennavi prima, appunto, un mercato del lavoro che resta ancora abbastanza debole, e una crescita che sicuramente sarà accelerata nella seconda metà dell'anno, ma i rischi all'economia restano, soprattutto sul vaccino e sulla situazione Covid. Assolutamente sì, infatti hai detto bene, i rendimenti sono decisamente in rialzo, soprattutto negli Stati Uniti. Bisogna anche dire che ci sono state delle aste di grande successo, sia per quanto concerne il decennale, ma anche il trentennale. Mi riferisco sempre al T-Note. Volevo appunto sapere come potrebbe cambiare anche lo scenario sul mercato azionario, come potrebbero cambiare, ecco, gli scenari sul mercato azionario, questi rendimenti in rialzo. Assolutamente. Come sappiamo, uno dei driver del mercato azionario l'anno scorso sono state le politiche monetarie accomodanti, ma soprattutto il livello dei tassi bassi, quindi che crea un forte rialzo nei mercati azionari. Ecco, quest'anno forse questo rialzo, diciamo potenziale rialzo dei tassi, potrebbe andare a impattare il mercato azionario. Il punto di domanda, soprattutto quanto concerne il mercato azionario, sarà sulla crescita. Se in realtà la crescita americana sarà abbastanza forte, e in realtà da un punto di vista ci aspettiamo una crescita del 5% che deriva dallo stimolo fiscale, in realtà supporterà il mercato azionario anche in presenza di tassi leggermente più elevati. Il secondo aspetto, sempre da tenere in considerazione, non ci aspettiamo comunque dei tassi che ritornino ai livelli pre-crisi, e quindi resteranno più o meno all'interno di questo range fra l'1
1,35% per il decennale americano, che quindi non dovrebbe creare forti o troppe pressioni sulla parte azionaria. Ecco, invece veniamo anche al mercato obbligazionario europeo perché è altrettanto interessante. Stavo parlando appunto della crisi di governo in Italia, non solo, ci tenevo a ribadire che c'è crisi di governo anche in Olanda in questo momento, tanto che il governo olandese si dimette per il caso degli assegni tolti alle famiglie. Rutte ha detto distrutte vite innocenti, quindi possiamo dire però che è un governo abbastanza responsabile perché si è dimesso subito. Tornando in Italia, stiamo vedendo lo spread tra il BTP e Bund quota 114 punti base, il decennale italiano invece rende lo 0,61, c'è stato un leggero incremento, però vista la situazione a livello politico e anche a livello di debito, bisogna dire che è ecco, una reazione molto moderata. Rimangono attraenti, a tuo avviso, i titoli di Stato italiani? Allora, a questi livelli, è dato l'aumento dell'incertezza politica in Italia, in realtà, anche sui nostri portafogli, abbiamo leggermente ridotto il sovrappeso che avevamo sull'Italia. Restiamo ancora leggermente costruttivi, ma la valutazione chiaramente è meno attraente in base al nuovo rischio. La visione che abbiamo è appunto che molto probabilmente, anche come il mercato si aspetta, e questo è il motivo per cui l'allargamento degli spread non è stato così elevato, è che Conte riuscirà a creare comunque una coalizione di governo e quindi avere il voto di fiducia settimana prossima, o creare un nuovo governo in cui Conte si dimette, ci sarà un nuovo primo ministro, ma più o meno con gli stessi partiti. Quindi non vediamo un rischio di elezioni anticipate, e il motivo è perché c'è comunque un forte interesse da parte di PD e Movimento 5 Stelle a mantenere lo status quo, perché si sa che nel caso in cui non si dovesse trovare appunto una maggioranza, le ipotesi sono due: uno, la formazione di un governo tecnico. In quel caso l'impatto sullo spread sarebbe sicuramente positivo, quindi comunque sarebbe un restringimento degli spread. La probabilità resta comunque bassa di un governo tecnico. Alternativamente si andrebbe a elezioni anticipate. Nel caso si dovesse andare a elezioni anticipate in Italia, la probabilità di un nuovo governo con maggioranza Lega e Fratelli d'Italia, diciamo, è molto probabile, e questo porterebbe in quel caso, secondo noi, a un allargamento degli spread di circa 100-150 punti base. Quindi a questo livello, nonostante appunto ci aspettiamo uno status quo, l'allargamento degli spread non giustifica un aumento del posizionamento, anzi è cercare un po' di prendere profitti comunque da un anno per il BTP che è stato abbastanza buono. C'è anche un aspetto importante per cui non abbiamo aumentato la posizione, che è da un punto di vista tecnico, e l'Italia comunque nei prossimi 6 mesi dovrà emettere emissioni nette di titoli obbligazionari per circa 40 miliardi. Quindi se guardiamo da un punto di vista di offerta, 40 miliardi netti potrebbe creare un'incertezza politica che è aumentata, può creare volatilità. Detto questo, in un'ottica più lunga, non scordiamoci sempre, come abbiamo ribadito più volte, è un mercato guidato dalla Banca Centrale Europea, fondamentalmente, e quindi la Banca Centrale Europea continuerà a mantenere i tassi bassi tramite l'acquisto del tramite il quantitative easing. E questo, secondo me, è una differenza fondamentale fra Stati Uniti ed Europa sulla parte governativa. La volatilità dei tassi che si vede negli Stati Uniti non è presente in Europa, a parte eventi idiosincratici come può essere l'Italia, perché la Banca Centrale Europea rispetto alla Fed è più, diciamo, ha un commitment maggiore sul mantenimento dei tassi bassi, anche tramite una forma più o meno esplicita di yield curve control che non esiste negli Stati Uniti fino a questo momento. Assolutamente sì, abbiamo sentito anche ieri Christine Lagarde molto accomodante, ha detto che se sarà necessario ovviamente loro ritoccheranno nuovamente il PEP, ma insomma un po' tutti gli strumenti che hanno lanciato, però abbiamo visto un board diviso, almeno dopo i minutes che abbiamo visto ieri, dopo l'uscita dei minutes, delle minute, dopo l'ultimo incontro della BCE. Ti preoccupa questa divisione del board o insomma una cosa a cui ci dobbiamo abituare? È una cosa a cui ci dobbiamo abituare, è stato presente anche in passato. Ricordiamo anche sotto la presidenza di Mario Draghi, il board è stato più volte diviso, e comunque la Banca Centrale Europea ha trovato comunque poi sempre una soluzione ed è stata sempre sulla parte accomodante. Secondo me in Europa non ci sono i presupposti né in termini di crescita né in termini di inflazione
per far pensare a un potenziale tapering o riduzione della parte, sulla parte quantitative easing. Il rialzo, diciamo l'aumento comunque del quantitative easing resta improbabile, quindi molto probabilmente resterà a questi livelli, ma diciamo un tightening delle condizioni monetarie in Europa in questo momento è impensabile, soprattutto in una situazione in cui la crescita sarà più bassa di quello che ci aspettavamo qualche mese fa in seguito alla situazione Covid, alle restrizioni che si sono fatte a livello economico, sì, in tutta Europa. Quindi una banca centrale europea che resta comunque, secondo noi, ancora molto committed sulla parte, diciamo, di easing. Infatti, siccome non si può pensare ad un tapering, l'outlook per il mercato obbligazionario come lo vedete, rimane uguale a quello del 2020 o ci sono, diciamo, anche dei cambiamenti che avete individuato? È un mercato sicuramente in cui le valutazioni sono molto più stringenti e meno attraenti rispetto al passato, quindi sicuramente la selettività diventa importante. È un mercato che comunque, nonostante i livelli bassi, è guidato prevalentemente da fattori tecnici che restano molto forti, soprattutto in Europa, in cui la Banca Centrale Europea, come dicevo prima, non solo compra titoli governativi, ma anche titoli di credito investment grade. Quindi questo continuerà a spingere gli investitori fixed income a cercare forme di reddito o fonti di income in altre asset class, come high yield, titoli finanziari, additional tier one, dove in realtà vediamo molto valore. Menzionavi all'inizio i risultati delle banche americane, in realtà anche per le banche europee, soprattutto da un punto di vista obbligazionario, bilanci restano molto forti e ricordiamo sempre che in questa crisi le banche non sono state il problema una volta tanto, ma sono state la soluzione alla crisi. E quindi in realtà sono entrate in questa crisi in maniera forte, con livelli di capitale alto, livelli di liquidità molto alta. Non scordiamoci che uno degli impatti della crisi è il fatto che tutti noi consumiamo meno e quindi andiamo a depositare molti più soldi in banca perché spendiamo meno. Quindi questo fa sì che i depositi bancari sono aumentati, le banche hanno liquidità maggiore, una liquidità soprattutto aumentata dal TLTRO della Banca Centrale Europea, che quindi dà funding e liquidità illimitata alle banche. Quindi un profilo molto forte. Menzionavi giustamente all'inizio la qualità degli attivi, quindi non performing loans, partono comunque in Europa da livelli molto bassi, quindi anche un potenziale aumento di questi bad loans, non performing loans, in realtà le banche in Europa saranno capaci di assorbirlo. Quindi da un punto di vista di bilancio le banche restano molto forti e i subordinati bancari con livelli di rendimento al 5% in realtà diciamo restano attraenti. Da un punto di vista equity il mercato bancario europeo è diverso, è una fase diversa rispetto a quello americano. In America, come si menzionava, le banche hanno ricominciato a distribuire potenziali dividendi o comunque poter fare share buyback. In Europa resta ancora una certa restrizione, un limite su quanto le banche europee possono distribuire agli azionisti in forma di dividendi e la profittabilità resta comunque abbastanza bassa o relativa. Quindi l'importanza sul settore bancario oggi in Europa sarà, secondo me, sulla parte di fusioni e acquisizioni fortemente voluta dalla Banca Centrale Europea, che da un lato abbasserà i costi delle banche e da un lato renderà comunque un sistema bancario più diciamo consolidato e più forte. Quindi comunque sull'obbligazionario bancario ancora è dove vediamo valore. Grazie mille a Flavio Carpenzano, Fixed Income Portfolio Manager AllianceBernstein. Grazie per essere stato con noi e buon weekend. Grazie mille per avermi invitato, buon weekend.